Se stai guardando questo video è grazie al progetto Active Citizens, un progetto di 3 anni promosso dal Comune di Cento e finanziato dal programma europeo URBACT per lavorare su diverse modalità e strumenti per promuovere la partecipazione di cittadini e cittadine di Cento. Grazie al video scoprirai cosa significa partecipazione e come è possibile partecipare. Roger Hart definisce la partecipazione come un processo di assunzione di decisioni inerenti alla vita di un individuo e quella della comunità in cui vive. Nel contesto comunale la partecipazione rappresenta quindi un processo che porta un cittadino o una cittadina ad assumersi responsabilità inerenti alla vita della comunità in cui vive. Per definire le forme di partecipazione, Hart ha creato la sua scala della partecipazione. Essendo una scala, ci sono diversi gradini. Vediamoli insieme. Il primo livello è quello dell'informazione. Si tratta di un'attività di partecipazione nella quale il soggetto che propone l'intervento offre ai cittadini un'informazione bilanciata e oggettiva per sostenerli nella comprensione di un problema e nell'individuazione di un'alternativa, di un'opportunità e o di una soluzione. È un livello base che rappresenta però il presupposto per il coinvolgimento attivo e consapevole dei cittadini all'interno dei processi decisionali della pubblica amministrazione. È un tipo di relazione unidirezionale e non c'è un reale dialogo. Il livello successivo è quello della consultazione. La consultazione è una modalità di partecipazione di tipo più interattivo e bidirezionale e viene attivata quando un soggetto pubblico ha necessità di raccogliere idee, commenti, proposte o feedback da parte dei cittadini rispetto ad una decisione che intende assumere. Saliamo ancora un gradino e troviamo la collaborazione. Nei processi partecipativi che utilizzano una modalità di relazione di tipo collaborativo, la pubblica amministrazione sceglie di coinvolgere i cittadini nel processo fin dalla fase iniziale, quella nella quale vengono identificate le priorità. In un secondo momento viene fatta un'analisi delle attività che verranno realizzate per arrivare alla loro implementazione. In questo modo si attiva la partecipazione dei cittadini all'interno di un ciclo decisionale, in cui sono presenti dall'inizio alla fine del processo. E la soluzione finale è totalmente condivisa. È quindi un tipo di relazione perfettamente bidirezionale, in cui i cittadini sono coinvolti alla pari in tutte le fasi del processo. Un esempio di partecipazione all'interno di processi basati su modalità di tipo collaborativo è il bilancio partecipativo. Siamo arrivati in cima alla scala. Qui troviamo il livello dell'empowerment. È una modalità nella quale i cittadini non solo sono partner dell'amministrazione, ma loro è delegato una parte della gestione e della presa di decisione. È quindi il livello nel quale l'ente pubblico o chi promuove il processo opera in modo tale da favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini o dei soggetti che sono coinvolti dal progetto stesso. In questo caso, i cittadini, in forma singola o associata, partecipano allo svolgimento di attività di interesse generale che normalmente sono della competenza della pubblica amministrazione. È quindi un processo nel quale i cittadini svolgono un ruolo attivo e hanno, in qualche modo, una funzione sociale non sostitutiva a quella del soggetto pubblico, ma piuttosto di integrazione di quello che è l'operato della pubblica amministrazione. Per fare un esempio, puoi pensare a un contratto di quartiere. Immagina che i cittadini partecipino in modo attivo a tutte le fasi di trasformazione urbana, dalla fase di ideazione a quella di progettazione, di attuazione, prendendo in gestione una parte di attività sulla base di un accordo, in qualche modo di assunzione di responsabilità da entrambe le parti. Hai seguito l'azione di pantumazione all'interno del progetto Active Citizens? Ci ricorda un po' questa idea. Il video ti è piaciuto? Vorresti approfondire il tema della partecipazione all'interno del luogo in cui vivi, lavori o dove vai a scuola? Compila il form inquadrato con il QR e o cliccando sul link sul sito del Comune di Cento.